La cellulite è una semplice ma fastidiosa alterazione del tessuto ricco di grasso che si trova subito sotto la cute, il pannicolo. Un inestetismo che si forma soprattutto su cosce, glutei e fianchi, spesso innestato dal ristagno di liquidi dovuto alla cattiva circolazione venosa e linfatica. Un vero e proprio incubo per le donne, dato che gli ormoni femminili favoriscono la ritenzione idrica. Ma ecco qualche utile trucco su come combattere la cellulite. Tra le chiavi più utilizzate sui motori di ricerca c'è come combattere la cellulite con metodi naturali. Ecco le soluzioni. Spesso basta solo una giusta dieta, preferendo cibi che non favoriscono la ritenzione idrica e il ristagno dei grassi, ma tra i metodi naturali ci sono sicuramente dei bagni tonificanti con oli essenziali di betulla, limone o rosmarino. Per combattere la cellulite, lo sport può rivelarsi un utile alleato. L'importante è fare movimento, ma gli sport migliori contro quei fastidiosi inestetismi sono il ciclismo e il nuoto. Se non li sappiamo scegliere, li si può anche combinare e optare per l'acqua biking. Se invece cerchiamo sui motori di ricerca quali sono gli esercizi di ginnastica migliori per far andare via la cellulite, troviamo poche semplici mosse. Come anticellulite per le gambe, il consiglio è di porci in piedi con le mani appoggiate al muro. Da lì pieghiamo una gamba all'indietro fino a toccare i glutei con il tallone, 10 volte per gamba. Per combattere invece la cellulite della pancia, il consiglio è sempre quello di abbinare l'attività sportiva a una dieta equilibrata. Con lo sport bruceremo il grasso in eccesso che causa la cellulite, riducendo il minimo sale, grassi e zuccheri ne combatteremo la proliferazione. Invece, per eliminare in poco tempo le cellulite da cosce e glutei, possiamo provare a dedicarci allo yoga. La tecnica di rilassamento è infatti utile a migliorare la respirazione cutanea e quindi a ossigenare i tessuti. Per il resto, i consigli sono sempre gli stessi: sport e sana alimentazione.